Ciao, buongiorno a tutti, ben arrivati, buongiorno. Io mi chiamo Gianfranco Andriola, vi teniamo compagnia per questo primo pezzo di pomeriggio. Buongiorno a tutti, immagino mi sentiate, ci vediate, buongiorno, ben arrivati. Parliamo di partecipazione, lo facciamo parlando di una piattaforma che ci è particolarmente cara, si chiama Partecipa. È la piattaforma del governo italiano per le consultazioni pubbliche, lo facciamo con tre interventi e avremo modo di ascoltare Elisa Barbagiovanni del Dipartimento della Funzione Pubblica che inquadra la piattaforma e ci racconta un po' il punto di vista del Dipartimento della Funzione Pubblica rispetto a questa attività che ormai va avanti da qualche annetto. Successivamente torno ad aprire il mio microfono e la mia webcam per raccontarvi in maniera molto rapida e sintetica come a valle di, credo che Partecipa compia quasi 5 anni, in questo momento insomma, è una piattaforma piuttosto assestata. Abbiamo con la collaborazione di tutte le persone che hanno lavorato e che hanno preso parte ai processi partecipativi avviati, come la piattaforma si è evoluta, come è cambiata nel corso del tempo, come di volta in volta ha cercato di evolvere le proprie funzionalità rispetto all'obiettivo che è quello di assicurare una partecipazione pubblica di qualità da parte di tutti i cittadini interessati a voler dare il proprio contributo attraverso percorsi partecipativi. Poi abbiamo ritenuto utile pensare di raccontarvi un'esperienza di riuso della piattaforma Desidim, che è quella che alimenta la piattaforma Partecipa, in particolare il riuso fatto dalla città metropolitana di Cagliari. Peraltro, come immagino sappiate, durante questi giorni si sta svolgendo l'Open Go Week per i più nostalgici, la settimana dell'amministrazione aperta, e quindi in qualche modo celebriamo anche il fatto che il Dipartimento della Funzione Pubblica da un paio d'anni a questa parte abbiamo deciso di rilanciare il tema dell'Open Gov attraverso un progetto dedicato che si chiama Open Gov, metodi e strumenti dell'amministrazione aperta. Vi racconto tutta questa cosa nell'inciso per dirvi che la città metropolitana di Cagliari, oltre ad aver contribuito allo sviluppo della diffusione della piattaforma Desidim in Italia, ha anche collaborato direttamente col Dipartimento della Funzione Pubblica e col Formez nell'ambito del progetto Open Gov, metodi e strumenti. Attraverso un progetto pilota. Successivamente Isabella Ligia vi racconterà certamente meglio di come sto facendo io, come ha funzionato per la città metropolitana di Cagliari, come hanno aderito al progetto e come l'hanno portato avanti. E infine la mia collega Sabrina Nano di Formez PA ci racconta il riuso della piattaforma, considerate un tema centrale rispetto anche all'obiettivo che sta alla base di questo webinar e di tutti gli eventi legati alla settimana dell'amministrazione aperta, cioè la possibilità di ragionare in logica aperta, di farlo attraverso dati aperti, percorsi partecipativi aperti, momenti di accountability e di condivisione delle informazioni e anche di riuso delle applicazioni. L'open source è un tema abbastanza tangente, trasversale, riproponibile nell'ambito del governo aperto e quindi a valle del racconto della città metropolitana di Cagliari, che è utilizzato lo stesso software di cui avremo modo di parlare a proposito di Partecipa, Sabrina ci dà un po' di coordinate su come qualunque pubblica amministrazione italiana può, riprendendo lo stesso codice in formato, lo stesso codice open source, caricarlo sui propri server e avere una propria piattaforma del tutto simile a quella che vi racconteremo. Sono trascorsi quasi 5 minuti, voi in aula siete quasi tutti. Ho modo di presentarvi a video anche Sabrina Nano che ha appena aperto la sua webcam. Grazie Sabrina, ci sorride. E a questo punto non vedo ancora Isabella Ligia, ma probabilmente ci raggiungerà in corsa. E, Elisa, se ti va, ti passo la parola e partiamo perché abbiamo un programma molto serrato e quindi ti vedo, non ti sento ancora. Certamente Perfetto. Gianfranco, A te. grazie mille per la parola, grazie mille a tutti i partecipanti che hanno deciso di registrarsi a questo appuntamento dedicato a Partecipa, la piattaforma del governo italiano dedicata ai processi di consultazione pubblica. Io sono Lisa Barbagiovanni Gasparo, lavoro presso il Dipartimento della Funzione Pubblica nell'Ufficio di Innovazione Amministrativa, Sviluppo delle Competenze e Formazione. Parto un po' da lontano perché siamo all'interno di uno degli eventi dell'Open Gov Week. Per chi non lo conosce, è una manifestazione nata, come ha già avuto modo di dire Gianfranco poco fa, nata
grazie all'intuizione di alcuni italiani che tempo fa hanno individuato una manifestazione simbolo del governo aperto, chiamandola appunto settimana dell'amministrazione aperta. L'hanno proposta a livello internazionale ed è piaciuta, evidentemente è piaciuta, facendola diventare appunto Open Gov Week e promuovendola in tutti i paesi del mondo. Quindi dobbiamo essere molto orgogliosi di questo fatto qui. Quindi oggi si parla di partecipa, ma si parla di governo aperto. Molti di voi probabilmente che vi siete iscritti sapete già di che cosa si parla, alcuni di voi forse non lo sanno, quindi è giusto in qualche modo dare una prima panoramica di quelli che sono i principi del governo aperto. Il governo aperto o open government, come molto spesso sentirete dire, rappresenta un po' una serie di principi, di linee guida, in questo caso sono tre i principi ispiratori di questa dottrina. Che sono la trasparenza, la collaborazione, la partecipazione, poi nel tempo, grazie anche a delle organizzazioni internazionali, quali ad esempio l'Open Government Partnership e l'OCSE, grazie a queste organizzazioni ha preso, diciamo, piede questo tipo di metodologia, si è declinata in ogni paese del mondo, a seconda, diciamo, delle priorità e delle peculiarità delle strategie nazionali, e anche l'Italia, e quindi anche il governo italiano, aderendo alla partnership Open Gov nel 2011, ha preso parte, diciamo, ai tavoli dove si decidevano quali fossero i principi da perseguire per migliorare l'azione amministrativa, per rendere i processi decisionali pubblici, ad esempio, più chiari, più trasparenti, più partecipati, ed è proprio il caso di attività concrete, quelle che poi hanno portato alla luce piattaforme come quelle di Partecipa, appunto. Ecco, infatti la partecipazione dell'Italia a questi tavoli internazionali, in particolare alla partnership internazionale OGP, consiste anche nella definizione insieme e soprattutto in forte coordinamento con le organizzazioni della società civile e i cittadini, consiste diciamo, nella pianificazione e l'organizzazione di piani nazionali d'azione biennali che comprendono una serie di iniziative ed azioni pratiche che possono in qualche modo promuovere e diffondere i principi del governo aperto. Tutto quello che io vi sto raccontando lo potete ritrovare, ad esempio, nel portale del governo aperto open.gov.it, dove all'interno abbiamo cercato di raccontarvi cosa fosse il governo aperto, quali sono i principi, quali sono le aree d'azione del governo italiano attorno a queste tematiche. E troverete anche le informazioni sulla Open Gov Week 2023, con tutta una serie di appuntamenti. Tra l'altro ne approfitto per invitarvi ad iscrivervi in appuntamenti che saranno, diciamo, da qui, da ieri, ieri è stato il primo giorno, per tutta la settimana, e avranno a che fare con l'apertura dei dati pubblici, con l'inclusione, l'empowerment, insomma tutta una serie di principi e di testimonianze dalla voce di chi poi porta avanti concretamente queste attività. Non voglio perdermi in ulteriori chiacchiere, perché appunto i colleghi hanno sicuramente un sacco di informazioni interessanti da darvi. Vi do una prima infarinatura, diciamo, su cos'è la piattaforma Partecipa. Dicevamo appunto che questi piani d'azione nazionale a livello, diciamo, di governo italiano, in collaborazione e in forte sinergia con le organizzazioni della società civile e le pubbliche amministrazioni, hanno fatto sì, per esempio, che nascesse la piattaforma Partecipa. È nata nel 2019 ed è, diciamo, ha come obiettivo quello di permettere la realizzazione di percorsi partecipativi che evidentemente, per la loro natura e per il loro contesto nel quale nascono, sono molto diversi tra loro, diversi per le esigenze, diciamo, per gli obiettivi, diversi per le tipologie di utenti ai quali si rivolgono. In ogni caso, la piattaforma Partecipa riesce ed è a disposizione di tutte le amministrazioni pubbliche centrali che vogliono attivare dei percorsi di partecipazione. Lo facciamo attraverso il supporto appunto del Formez, e quindi Gianfranco e Sabrina poi vi illustreranno quali sono
sono stati, quali sono le principali caratteristiche di Partecipa e come in questi anni è cresciuta Partecipa anche grazie alle esperienze di amministrazioni che si sono messe in gioco per poterla sperimentare e per poter, diciamo, riutilizzare il codice sperimentando e facendo evolvere le funzionalità. E questo è il caso appunto dell'amministrazione della dottoressa Ligia della città metropolitana di Cagliari che ha utilizzato il codice messo in riuso di Partecipa per realizzare un percorso pilota che potesse sperimentare questa piattaforma facendola evolvere da una piattaforma dedicata alle diciamo partecipazione pubblica a una vera piattaforma di gestione diciamo di un progetto abbastanza complicato del quale io non vi voglio anticipare nulla ma che però amplia lo scopo diciamo partecipativo. Come dicevo appunto la piattaforma è realizzata attraverso il riuso di un software open source che si chiama Desidim, nato dalla per le esigenze della municipalità di Barcellona, però di questo ve ne parlerà Gianfranco. Cosa ha fatto, diciamo, cosa è stato fatto? Qual è un altro dei prodotti dei piani d'azione nazionale per il governo aperto? Beh, sicuramente la sinergia realizzata tra il Dipartimento della Funzione Pubblica e il Dipartimento delle Riforme Istituzionali ha portato alla luce quelle che sono la bozza delle linee guida sulla consultazione pubblica in Italia. Questa è una bozza che è stata messa in consultazione, se non erro, ai fini del 2020, che può essere un valido supporto operativo per tutte le amministrazioni pubbliche che non sanno da dove iniziare e hanno bisogno di una linea un po' più teorica e di esempi pratici per poter progettare un percorso di partecipazione, un percorso di consultazione pubblica. Queste linee guida vanno a incrementare quella che è diciamo la platea dei riferimenti sul tema delle consultazioni pubbliche, quindi le migliori esperienze di consultazione pubblica che potrete trovare anche all'interno della piattaforma, ma che poi Gianfranco successivamente vi farà vedere, le raccomandazioni OCSE, quindi l'altra organizzazione che vi citavo in introduzione, riferite appunto alle promozioni del governo aperto, i principi dell'Open Gov Partnership e gli orientamenti della Commissione Europea. Vi parlo anche del progetto Open Gov. Il Dipartimento della Funzione Pubblica ha dato nell'ultimo anno ha tanto investito sui temi del governo aperto e ha messo su, insieme al diciamo, grazie alla collaborazione con il Formez, un progetto che si chiama appunto Open Gov Metodi e Strumenti per l'amministrazione aperta. Questo progetto è un progetto che spazia su tante dimensioni. Una dimensione di tipo strategico nazionale, mettendo a fuoco quelle che sono delle azioni che possono essere sistemiche e di coordinamento. Chi poi avrà il piacere, o magari lo conosce già, di andare sul sito OpenGov, vedrà che ci sono delle iniziative abbastanza strategiche che sono state portate avanti nell'ambito dell'ultimo piano nazionale d'azione, come per esempio un hub della partecipazione, una strategia del governo aperto italiana e così via. E poi ci sono, perché è necessario che ci siano, anche delle azioni di tipo di tipo attuativo, di tipo di interventi. Intanto vi faccio vedere, scusate, la slide successiva dove vi volevo parlare appunto delle azioni che sono presenti all'interno dell'ultimo piano nazionale d'azione. Ve ne ho alcune, ve le ho anticipate, però se andate sul sito potrete vedere, potete approfondire ognuna di queste. Come vedete, queste sono azioni sistemiche. Si va dall'innovazione digitale inclusiva. Oggi c'è stato un webinar dell'amministrazione dell'Open Gov Week dedicato a questo, rafforzamento della partecipazione della società civile, solo per citarne alcune, la prevenzione della corruzione, la cultura dell'integrità. Come vedete, rientrano un po' quelli che sono i principi del governo aperto declinati rispetto alle strategie nazionali e concordati, appunto, coprogettati, mi viene da dire, insieme dalle amministrazioni pubbliche, dall'organizzazione della società civile e grazie al coordinamento appunto del Formez e il supporto e la promozione del Dipartimento della Funzione Pubblica. Tornando al progetto, allora questo è un progetto appunto, come vedete,
multidimensionale, ci sono delle azioni di tipo strategico, ci sono delle azioni di tipo cultura e competenze, e non è difficile pensare che appunto ci troviamo oggi all'interno di uno degli eventi dell'Open Gov Week, che è ovviamente stato organizzato anche grazie ai fondi di questo progetto, un progetto PONGOV. E poi c'è un'area dedicata alle tecnologie a supporto e all'integrità dello spazio civico, ma ci fermiamo un attimo sulla parte relativa alla cultura e alle competenze. Perché? Perché volevo testimoniarvi gli impegni del Dipartimento della Funzione Pubblica anche sul tema delle competenze. Come vi dicevo, appunto, io lavoro nell'ufficio per la formazione, lo sviluppo e le competenze. Permettetevi, non posso non citare il progetto Syllabus, nuove competenze per le pubbliche amministrazioni. Molti di voi, se siete dipendenti pubblici, ne avrete sentito parlare, probabilmente siete già utenti. Diciamo, ne approfitto anche per invitarvi all'iscrizione di dei webinar che vi illustreranno le caratteristiche della piattaforma, parleranno della famosa direttiva della formazione del ministro. Diciamo, e ci sembrava utile inquadrarlo all'interno delle azioni a supporto della formazione, sebbene non sia direttamente legato a questo progetto OpenGov, metodo e strumenti dell'amministrazione aperta, perché invece il syllabus è finanziato con i fondi PNRR. Invece, per quanto riguarda il progetto OpenGov, metodo e strumenti dell'amministrazione aperta, vorrei citare anche una serie di iniziative, diciamo, di formazione massiva online, cosiddetti MOOC, sempre sui temi del governo aperto, alcuni potete ancora vederli, diciamo, aperti a livello di iscrizione sul sito Eventi PA, e quindi vi invito, se siete interessati, all'iscrizione anche su questi. E tornando invece alle piattaforme, percorsi pilota di governo aperto, mi avvicino alla conclusione di questo intervento, però non posso non ringraziare tutte le amministrazioni che hanno diciamo, sono impegnate in questi anni all'interno di questo progetto per portare avanti degli interventi concreti presso i propri territori. Come vedete, c'è in fondo la città metropolitana di Cagliari, che, diciamo, che oggi è qui con noi. La dottoressa Isabella Eligia poi vi testimonierà quello che è stato il percorso, quali sono stati diciamo, i valori aggiunti di applicare una metodologia come quella del governo aperto alle logiche territoriali pubbliche. I temi che sono ricorrenti, diciamo, non sono una sorpresa, sono legati appunto alla partecipazione, allo svolgimento di laboratori, a laboratori che siano sulla trasparenza, sull'integrità, diciamo, sulla piattaforma partecipa, perché no. Ed infine, appunto, vi presento quella che è, diciamo, la piattaforma nata grazie al progetto pilota della città metropolitana di Cagliari, si chiama LabMet. Non entro nel dettaglio perché la dottoressa Ligia sicuramente lo farà. Io ne approfitto per salutarvi, per ringraziarvi, e sono a disposizione per eventuali domande. Per questo potete utilizzare il box domande, che per noi è più facile, ci permettete di individuarle con più facilità. Spero di essere stata chiara e vi auguro una buona OpenGov Week. Grazie mille Elisa, grazie assai. Io riprendo l'intervento, chiedo Elisa di abbassare, perfetto, grazie. E vi condivido invece le mie slide, spero che vediate tutti, ok. Ok, sì, perfetto. E, guardate, l'idea di questo secondo intervento collocato dopo la presentazione generale di Elisa è proprio per provare a rilanciare rispetto al fatto che la piattaforma è in evoluzione. Chiaramente è una piattaforma, come dicevamo un attimo fa, è sollecitata, lo diceva bene Elisa, da una serie di adattamenti che di volta in volta si sostanziano nei percorsi partecipativi avviati da amministrazioni molto diverse, molto distanti l'una dall'altra, e quindi di volta in volta su una piattaforma così complessa, e per complessità intendo un luogo che
unisce una sua complessità tecnologica, perché comunque parliamo di un software, a un suo approfondimento metodologico, perché poi Elisa le citava direttamente, le linee guida per la consultazione pubblica danno delle indicazioni molto puntuali rispetto a come può essere svolto un percorso partecipativo di qualità. L'idea, chiaramente alla base di Partecipa, è quella di provare a rilanciarle di volta in volta e sostanziarle alle consultazioni online che vedete pubblicate, che si susseguono sulla piattaforma. Tendenzialmente parliamo quasi nella totalità di percorsi partecipativi avviati da pubbliche amministrazioni centrali. L'evoluzione delle piattaforme in 5 anni è stata condizionata da una serie di fattori, come è giusto che sia, nel senso non, in situazioni di questo tipo non è che progetti di andare in un certo, cioè progetti di migliorare, ma di volta in volta il miglioramento sta proprio nella capacità di adattarsi e da prendere spunto dai vari usi considerati finora su Abbiamo promosso, sviluppato e portato avanti 31 processi partecipativi svolti da pubbliche amministrazioni molto distanti, molto diverse l'una dall'altra, con esigenze molto dissimili. Quindi di volta in volta abbiamo potuto avere modo di sforzare la piattaforma, di ricondurre le funzionalità messe a disposizione dal software alle necessità che di volta in volta le pubbliche amministrazioni ci hanno proposto. Sostanzialmente funziona con un reciproco avvicinamento, nel senso che un'amministrazione pubblica centrale chiede al Dipartimento della Funzione Pubblica di utilizzare Partecipa per un percorso partecipativo. A questo punto, più o meno le persone che vedete coinvolte in questo webinar, cioè io, Sabrina e Elisa, proviamo a sentire quali che sono le esigenze e a sviluppare un processo partecipativo che si svolge sulla piattaforma che possa effettivamente essere utile all'amministrazione che lo sta proponendo per acquisire un feedback strutturato da parte delle persone che hanno voglia di partecipare. Considerate che quando si parla di persone che hanno voglia di partecipare, iniziamo a parlare di una community piuttosto ampia, cioè in questo momento partecipa a come utenti registrati più di 30.000 persone che di volta in volta danno il proprio contributo, spinti da un interesse civico alla partecipazione, una cosa che ci piace moltissimo, una cosa molto assonante ai temi del governo aperto, e quindi ci piace rimarcarla e ringraziarla, tutte le singole persone che hanno partecipato, si sono lasciate coinvolgere nelle consultazioni che abbiamo sviluppato su Partecipa. E altro elemento centrale, che poi ha anche inciso parecchio sul modo in cui la piattaforma è evoluta, è che il team di lavoro di volta in volta è cambiato, nel senso, e anche questo Elisa lo citava un attimo fa, il progetto OpenGov ha dato chiaramente nuova linfa al progetto, nuova linfa alla piattaforma, e quindi abbiamo aggiunto ulteriori strati, abbiamo aggiunto ulteriori funzionalità di cui vi volevo parlare. Tutto questo per dirvi che è un'evoluzione di una piattaforma con questo livello di complessità, ovviamente non avviene in maniera lineare. Ci sono vari elementi che concorrono a modificare il modo in cui la piattaforma si evolve e il modo in cui i processi partecipativi portati avanti dalle pubbliche amministrazioni centrali su Partecipa cambiano di volta in volta e si rilanciano a vicenda, apprendendo l'uno dall'altro in qualche modo. Ci sono soprattutto tre elementi che hanno contraddistinto negli ultimi 5 anni lo sviluppo della piattaforma. Chiaramente parliamo di un software, quindi c'è una parte centrale, ve lo dico tra un attimo. Un elemento ugualmente importante è lo scambio di esperienze che avviene sia con le amministrazioni che collaborano con noi direttamente a promuovere processi partecipativi, che con le amministrazioni pilota, come diceva Elisa un attimo fa, e come vi racconterà Isabella Ligia, a cui do ancora una volta il benvenuto e ringrazio per aver accettato questo invito. Impariamo, apprendiamo insieme a come migliorare il software. E poi ci sono delle nuove funzionalità che, laddove la piattaforma magari non arriva in maniera nativa, abbiamo provato a ipotizzare, abbiamo provato a fare delle ipotesi, a sperimentare dei nuovi modi per arrivare alle informazioni che ci servono. Adesso ve lo racconto un po' meglio. Software, parliamo di un software open source, ve l'ha accennato Elisa. Desidem, diceva Elisa, sviluppato dalla municipalità di Barcellona. La loro necessità all'epoca, quando hanno iniziato a progettare questo software, era quello di evolvere il concetto di smart city ad open city, quindi provare a non solo a utilizzare tecnologia per migliorare i servizi della città, ma utilizzare le tecnologie in maniera integrata per rafforzare la democrazia della città, ma anche dei singoli quartieri. L'esperimento assolutamente riuscito del Comune di Barcellona da questo punto di vista è estremamente interessante.
E quindi questo, parliamo di una piattaforma open source, come qualunque codice open source, è il frutto, a sua volta di collaborazione, il frutto di impegno di soggetti molto diversi l'uno dall'altro che collaborano e che migliorano, di volta in volta le funzionalità del software. Da parte nostra, come Formez Dipartimento della Funzione Pubblica, gestiamo questa installazione del software Desidim, è quello di, portare avanti, quindi di aggiornare costantemente il software, di farlo con le dovute precauzioni. Quando si parla insomma di abbiamo un sistemista molto bravo che si chiama Gianluca Corso che ci dà una mano su questo e quindi beneficiare delle nuove funzionalità che la community sviluppa. Ad esempio, degli esempi molto puntuali, quando abbiamo iniziato a utilizzare l'installazione partecipa del software Desilim, il questionario, la funzionalità questionario, che è uno degli elementi messi a disposizione per raccogliere il feedback dei partecipanti, era piuttosto grezza, considerando che almeno comparandola rispetto ad altri software open source tipo LineSurvey, molto evoluti da questo punto di vista, e possiamo testimoniare che queste funzionalità sono evolute in maniera molto molto puntuale. Adesso la possibilità di chiedere domande in maniera più strutturata è molto più ampia, ci sono mo molte modalità per pubblicare gli stessi questionari, ci sono delle funzionalità nuove introdotte e da questo punto di vista è davvero interessante lavorare con software open source perché in qualche modo è la comunità che porta avanti questi progetti. Allo stesso modo, uno delle componenti principali di Desidim, cioè la possibilità data a tutti i partecipanti alla consultazione pubblica di inviare le proprie proposte rispetto a un quesito individuato dall'amministrazione che promuove il processo partecipativo, anche lì è molto molto evoluta. All'inizio era molto basica, adesso è possibile scalare, è possibile creare delle proposte molto più ricche, è possibile avere un'interazione, è possibile trasformare queste proposte in testi commentabili. Insomma, le funzionalità della piattaforma continuano ad essere sempre più evolute e diciamo, il nostro mestiere da questo punto di vista è chiaramente sperimentarle, stressarle affinché possiamo comprendere il meglio possibile e proporre alle varie amministrazioni che portano avanti progetti, portano avanti percorsi partecipativi sulla piattaforma partecipa, quello che è più conforme alle loro esigenze. Da un punto di vista tecnico, chiaramente la piattaforma è una piattaforma europea. Quindi è perfettamente compliance a quelle che sono le logiche europee delle piattaforme software, una su tutte il GDPR, la privacy by default e by design, però chiaramente nel momento in cui ci sono delle installazioni nazionali va fatto un ulteriore ragionamento rispetto a quelle che sono le contingenze delle singole nazioni. Da questo punto di vista, ad esempio, parte del nostro lavoro è stato quello di rendere conforme l'accesso alla piattaforma partecipa attraverso il sistema pubblico di identità digitale SPID, che diciamo, in qualche maniera ha molto beneficiato dal suo punto di vista, a differenza di noi, del periodo di lockdown. In questo momento le cifre di speed negli ultimi 2 anni sono aumentate in maniera esponenziale e quindi, tra l'altro, è stato anche introdotto l'obbligo da parte del codice dell'amministrazione digitale per tutte le pubbliche amministrazioni che offrono servizi online di accedere attraverso speed e quindi anche la piattaforma partecipa da questo punto di vista è conforme e permette a tutti i cittadini di accedere con il proprio account speed. Altro elemento, come dicevo, centrale nello sviluppo, nel modo in cui è evoluta la piattaforma partecipa, sono appunto le modalità con cui di volta in volta abbiamo ragionato con amministrazioni diverse su come portare avanti una consultazione. Considerate che qualche mese fa si è conclusa questa consultazione pubblica, è andata molto bene con l'Agenzia per l'Italia Digitale, ha proposto sulla piattaforma partecipa una bozza in via di approvazione delle linee guida sui dati pubblici, che in qualche maniera andava aggiornata anche a fronte dell'aggiornamento della normativa europea della direttiva PSI, quindi ha proposto un testo semilavorato molto prossimo alla versione finale e attraverso delle proposte raccolte su Partecipa ha ottenuto una versione migliore del documento che tenesse conto delle esigenze, delle istanze, delle proposte dei cittadini che hanno voluto mettersi in gioco rispetto a questo processo partecipativo. Molto dissimile, molto distante invece è stato un
consultazione avviata col Ministero della Cultura, in particolare con la Digital Library, dove anche qui, a fronte di un cospicuo finanziamento da parte del PNRR, la Digital Library si è trovata a reimmaginare il piano di digitalizzazione del patrimonio culturale, un piano impegnativo interessante di lungo periodo, che coinvolge un'enorme quantità di soggetti che vanno dai musei alle scuole e istituti di ricerca, e anche qui, anche grazie alle potenzialità e alla messa a disposizione dal software e dalla piattaforma Partecipa, e combinate con diciamo, la nostra esperienza nell'utilizzarle e le esigenze manifestate dal Ministero della Cultura, siamo riusciti a portare avanti un processo partecipativo molto interessante, molto approfondito rispetto a una pianificazione strategica di lungo periodo, che poi aveva anche delle linee guida molto puntuali, quindi insomma, un'azione pubblica di ampio respiro, attraverso, e Partecipa in questo caso ha contribuito ad allargare i punti di vista rispetto a come dovesse andare. Ugualmente, un'altra delle attività che riguarda molte pubbliche amministrazioni è la valutazione di impatto regolamentatorio, se non ricordo male, cioè la possibilità che le pubbliche amministrazioni, a fronte dell'approvazione di una normativa, si confrontino con i soggetti esterni in un'arena pubblica, in un'arena di discussione, e anche qui in particolare il Ministero della Ricerca e dell'Università della Ricerca un po' di tempo fa, sempre su Partecipa, ha condotto un percorso di partecipazione pubblica funzionale a ottenere un po' di commenti puntuali sull'evoluzione normativa. Come vedete, sono tre esempi molto distanti l'una dall'altra, con amministrazioni a loro volta molto dissimili l'una dall'altra, che grazie alle funzioni, a una certa plasticità del software unita a una certa, diciamo, con tutta la modestia del caso, abilità di chi la gestisce, riesce a contemplare esigenze molto diverse, e da questo punto di vista le potenzialità sono ancora all'inizio, nel senso ci sono molti comuni che Partecipa con il software Decima, lo stesso che Alimento Partecipa, fanno bilanci partecipativi, oppure discutono emendamenti da approvare rispetto alla normativa. Insomma, è una piattaforma che da questo punto di vista si presta, svolge molto bene il suo mestiere, che è quello appunto di sottoporre una domanda e di acquisire un feedback in maniera strutturata da parte di chiunque abbia interesse a partecipare. Altro elemento, lo citava Elisa, ne sentirete parlare tra un attimo nell'intervento di Isabella, nell'ambito dei progetti pilota del progetto PenGov di cui vi raccontava Elisa, abbiamo lavorato sempre a partire da questo software con molte amministrazioni, anche qui di livello molto diverso, Ministero dell'Ambiente, Digital Library, regioni varie, città metropolitane, tra cui la città metropolitana di Cagliari, e anche qui abbiamo appreso molto nel modo in cui abbiamo di volta in volta aiutato le amministrazioni a customizzare il software, e abbiamo avuto modo di discutere con loro, e chiaramente è un'esperienza condivisa che si rimette al centro e che è parte del modo in cui utilizziamo la nostra piattaforma. Su questo, ve lo diceva Elisa, vi rimandiamo a questa pagina di OpenGov, che è il nostro portale di riferimento per il progetto OpenGov Metodi e Strumenti per l'Amministrazione Aperta, in cui abbiamo raccolto, pubblicato con l'aiuto delle varie amministrazioni che si sono avvicendate in questa parte del progetto, delle schede esperienze, dove potete avere una piccola sintesi di come sono andati i progetti pilota, avere dei riferimenti puntuali, dei riferimenti ipertestuali anche alle varie installazioni fatte, quindi vi dà un'idea di come una pubblica amministrazione si possa confrontare col tema dell'open government e della partecipazione pubblica anche attraverso l'utilizzo, il riuso di un software molto peculiare come Decidim rispetto ai processi partecipativi. Chiudo rapidamente, perché credo di aver già sforato qualche minuto, rispetto alle quelle che in qualche maniera ho chiamato nuove funzionalità, cioè la possibilità che diciamo, il software Decidim fa molto bene il suo mestiere, però chiaramente ha dei limiti, nel senso che una parte centrale nel nostro modo di interpretare i processi partecipativi è la restituzione finale, cioè riteniamo che un processo di partecipazione pubblica raggiunga davvero il proprio obiettivo, cioè quello di una sorta di apprendimento collettivo rispetto al tema di cui si sta parlando, unito a un momento di accountability che vede l'incontro tra amministrazione e cittadini, o quantomeno associazioni, imprese, rispetto al tema di cui si discute, nella reportistica finale, cioè in cui l'amministrazione da un lato racconta com'è andata e dall'altro si assume degli impegni rispetto alle varie istanze che chiunque abbia partecipato al processo partecipativo ha portato avanti in questa arena di discussione. Quindi da questo punto di vista ci tenevamo moltissimo, ed è una cosa che vedete soprattutto sulle ultime
consultazioni pubbliche pubblicate sulla piattaforma, a rendere il momento di restituzione finale, cioè della reportistica finale, quanto più navigabile, accattivante, interessante da poter essere approfondito. E da questo punto di vista lo facciamo con una pagina ormai comune a tutte i processi partecipativi che portiamo avanti, che si chiama Esiti, in cui si fa una sintesi, chiaramente uno strato, immaginateli come degli stracci, dei piccoli highlights rispetto alla reportistica, che è un file PDF più approfondito. Però vedete sulle pagine del sito, e qui vi invito a navigarle perché i grafici sono interattivi, diciamo, reagiscono al mouse over e quindi sono anche più gradevoli da osservare nel momento in cui ci si può giocare. L'idea è quella di restituire in maniera visivamente accattivante, in maniera molto puntuale, come è andato il processo partecipativo. Quindi queste pagine di Esiti raccontano a chiunque in maniera molto immediata, proprio perché utilizziamo, diciamo, un largo uso di infografiche, come è andata la consultazione pubblica. Vi faccio un esempio su tutti che trovo particolarmente esplicativo. Questo è un quadro di sintesi, un grafico alluvionale, si chiama in gergo, di come ha funzionato la consultazione pubblica di cui vi parlavo un attimo fa, sulle linee guida per l'open data dell'Agenzia per l'Italia Digitale. Vedete nella parte sinistra del grafico, vedete il taglio dei commenti e generale, editoriale, tecnico, e rispetto al taglio dei commenti, come questa cosa ha confluito nel poter essere, quel commento potesse essere direttamente recepito nella versione finale del documento, oppure si trattava di una richiesta di chiarimento, oppure è stato cassato in maniera sacrosanta, perché una consultazione pubblica serve anche a questo, diciamo, da discriminare commenti fuori fuoco rispetto a quelli più centrati, o recepito parzialmente, o rimandato a eventuali nuove pubblicazioni al documento. Però vedete, da questo punto di vista riteniamo questo grafico racconti bene in maniera molto immediata e in maniera molto diretta come è andato il processo partecipativo, cosa ha preso l'Agenzia per l'Italia Digitale dai commenti arrivati e quale sia stato il taglio dei commenti rispetto a quelli che si sono arrivati sulle varie piattaforme, perché in questo caso altro elemento interessante di questo processo partecipativo, che era una consultazione multipiattaforma, quindi veniva sia su Partecipa che su altre piattaforme. Lo facciamo, e qui piccola dritta un po' per chiunque sia interessato al tema della rappresentazione grafica dei dati e quindi delle infografiche, attraverso un software molto semplice da utilizzare che si chiama Infogram, che permette, una volta generato un grafico, è una roba molto facile, chiunque sa più usare Excel, ci mette pochissimo a imparare com'è che funziona Infogram, permette, al pari di un video di YouTube che può essere embeddato attraverso l'HTML, sulle varie pagine web, permette di generare questi grafici che sono molto, molto carini, molto accattivanti, molto facili da fare e aggiornare. Peraltro, e qui chiudo, l'altro elemento interessante dell'utilizzare questo strumento per restituire il risultato finale di una consultazione pubblica è che, proprio perché è embeddato, molte amministrazioni, dopo che abbiamo generato queste informazioni su Partecipa, le replicano, cioè embeddano la stessa stringa di codice, quindi gli stessi grafici, sul proprio sito, nel dare la comunicazione che la consultazione è chiusa. Quindi ancora qui, ancora una volta, una logica di riuso e di riproposizione delle stesse informazioni in più luoghi diversi, partendo dalla stessa fonte. Detto questo, credo di aver davvero finito. Grazie a tutti per l'attenzione. Chiederei a Isabella Ligia di accendere la sua webcam. Io nel frattempo interrompo la mia condivisione, così da Isabella. Ciao Isabella, ben arrivata. Innanzitutto ringrazio per questo invito, sono contenta, insomma, di poter dare il nostro contributo come città metropolitana di Cagliari a questa esperienza e raccontare, comunque, come diceva appunto la dottoressa Barba Giovanni, che tipo di excursus c'è stato nella nostra sperimentazione. Condivido il mio schermo in maniera tale da avere qualche slide di riferimento. Ditemi se vedete, spero di sì. Sì, Isabella, le vediamo. Forse ti Ok, la metto in conviene. modalità schermo intanto. Esatto, perfetto. Ok, noi avevamo in animo, a fronte della nascita del nostro piano strategico metropolitano, siamo una città metropolitana che è composta da 17 comuni che hanno lavorato insieme per scrivere appunto il piano metropolitano strategico. E in questo piano strategico, che è stato frutto di 2 anni di consultazione e coprogettazione da parte di tutti gli enti, degli stakeholder, abbiamo avuto più o meno 3.500 soggetti pubblici e privati che hanno lavorato insieme, abbiamo costruito alcune azioni strategiche, tra le quali
quella che si chiama appunto LabMet, che aveva in animo quella di restituire e creare il laboratorio metropolitano di innovazione. Questo laboratorio avrebbe dovuto avere lo scopo di non solo riuscire a intercettare tutte le linee di sviluppo come un urban lab, quindi a livello urbano ed extraurbano, che potevano essere descritte anche attraverso la restituzione di dati e quindi con una sorta di... con la volontà di creare una sorta di city information modeling. Quello che però ci interessava molto era cercare anche di intercettare la necessaria spinta verso la digitalizzazione. Un grande tema che è emerso nella nostra consultazione è stato quello del voler aderire alle politiche dell'Open Gov, quindi del governo aperto, proprio perché il piano strategico è nato ed è sorto sotto questa stella, quindi comunque sotto la massima trasparenza e condivisione degli intenti da parte di tutti, quindi avevamo capito anche grazie al Formez, che ha lavorato con noi nei tavoli di coordinamento, che esistevano comunque degli strumenti anche digitali e tecnologici che potessero aiutarci ad aderire sempre di più al governo aperto, quali per esempio le piattaforme partecipative pubbliche di cui giustamente che abbiamo giustamente trattato finora. Nel 2021, quindi, l'ente entra a far parte, diciamo, grazie al Dipartimento di Funzione Pubblica, il Formez PA, di una sperimentazione, aderendo in piena regola all'Open Gov Italia. Quindi la prima cosa che abbiamo fatto è stata quella di strutturare un gruppo di lavoro che appunto avesse alla guida non solo il nostro ente, il team interno di tutti i referenti che abbiamo individuato, il Dipartimento di Funzione Pubblica e i consulenti del Formez, che ci hanno aiutato a creare un gruppo all'interno del nostro ente, sia a livello della parte politica, sia a livello della parte gestionale, ma con il coinvolgimento anche dell'allora nascente ufficio del PNRR, un gruppo di interesse che potesse anche stimolare alcuni soggetti, quali per esempio i rappresentanti del terzo settore o anche alcuni progettisti intenti a iniziare a bastire i progetti di fattibilità delle opere che poi abbiamo candidato alle missioni del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Come ho detto, il progetto del Laboratorio Metropolitano di Innovazione è diventato un progetto pilota delle azioni, cioè della linea 3, cioè le azioni di Open Government dell'Open Gov. Da prima abbiamo quindi cercato di comprendere l'utilizzo della piattaforma esattamente con dei diciamo, modelli a cui riferirci, come per esempio quello di Barcellona, che appunto ha assolutamente utilizzato in piena regola la piattaforma Decidim. Ma soprattutto abbiamo fatto un percorso di formazione sia per il nostro gruppo di lavoro ormai designato, ma anche per gli uffici dei tecnici, cioè i tecnici degli uffici comunali dei comuni che ci compongono. Dopodiché abbiamo anche cercato di comprendere come poter utilizzare le competenze assorbite per poter appunto portare avanti dei percorsi di Open Gov. La prima cosa che abbiamo fatto, partendo dal piano strategico metropolitano, abbiamo fatto da prima un laboratorio che ci ha consentito di prendere una delle azioni principali del nostro piano strategico, che è appunto l'anello sostenibile, e diciamo incrementare i suoi contenuti e valutare i suoi contenuti anche grazie a un laboratorio coeso che ci ha prima consentito di mappare tutte le risorse del paesaggio a livello locale che sono state poi restituite in uno strumento GIS, quindi geolocalizzato, georiferito. Ma poi abbiamo fatto dei veri e propri laboratori di costruzione per capire che tipo di visioni potevamo avere nella città una volta che quelle opere del PNRR finanziate dentro l'anello sostenibile sarebbero state realizzate. Quindi abbiamo lavorato insieme per, diciamo, incrementare i contenuti del progetto proprio con gli esiti della partecipazione pubblica. L'abbiamo fatto insieme utilizzando alcuni strumenti come per esempio i mural e altri strumenti che adesso sono entrati, insomma, nel nostro bagaglio di strumenti che utilizziamo quotidianamente. Da poco abbiamo proprio fatto un progetto per la comunità europea e con altre 10 città e 8 stati membri abbiamo utilizzato gli stessi strumenti per redigere un progetto, insomma, a più mani. Parallelamente abbiamo installato Decidim
nei nostri cloud, e l'abbiamo tra l'altro creato, lo stiamo per accendere all'interno del nostro sito istituzionale, chiaramente con accreditamento tramite SPID, come diceva prima Giovanni. Abbiamo quindi attivato un processo partecipativo pubblico, abbiamo iconicamente messo una delle opere candidate finanziate tramite il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, cioè il canale navigabile della città di Cagliari. Abbiamo chiesto quindi tramite la piattaforma partecipa appunto cittametropolitanacagliari.it a tutti i cittadini e alle aziende che potevano essere interessate di darci degli spunti per ottimizzare il progetto di fattibilità tecnico-economica, che poi sarà a breve oggetto di gara per un appalto integrato di progettazione e lavori. Abbiamo parallelamente anche attivato altri, abbiamo continuato ad attivare percorsi di co-design, per esempio tramite un'agenzia urbana che a livello locale e privato opera qua nel circondario. Abbiamo lavorato con alcuni studenti di un master a livello europeo, che ci hanno aiutato insomma ad avere una visione anche comparativa di quello che poteva essere il nostro progetto rispetto alle altre città europee. Vi racconto tutto questo per dire che questa prassi, quindi non solo tanto il progetto ma anche il processo, hanno attirato l'attenzione di Eurocities, che è comunque un ente che a livello europeo si occupa di collezionare le best practice e metterle appunto in sharing da parte di tutte le città europee, che appunto ha raccontato come l'utilizzo di LabMet come piattaforma è appunto uno strumento che crea sostenibilità anche a livello sociale, locale, quindi urbano. Ultimo e non ultimo, abbiamo deciso di creare, cioè di passare da uno strumento di mera partecipazione alla creazione proprio dell'agenzia urbana, per cui abbiamo creato LabMet come laboratorio che ha un'accezione sia digitale ma anche fisica. Abbiamo, grazie ai fondi dell'FSC, abbiamo finanziato l'acquisto della piattaforma, siamo anche progetto bandiera del programma regionale della programmazione, del ciclo di programmazione 2021-2027, e abbiamo quindi creato e dato un incarico per gestire questa nuova agenzia urbana che stiamo proprio lanciando in questi giorni, che sarà strutturata chiaramente non solo dalla rete sociale, abbiamo chiaramente attivato tutti i canali social, potete anche seguirci su Instagram alla pagina labmet.cmca, ma abbiamo anche attivato diciamo un laboratorio che si compone di vari assi. Il primo è quello di un osservatorio. Allo stato attuale, per esempio, stiamo mappando tutte le aree potenzialmente forestabili in ambito urbano di tutti i comuni che ci compongono. Creiamo quindi un geodatabase a disposizione non solo della popolazione ma anche degli enti stessi, che possono quindi focalizzare l'attenzione e canalizzare le risorse finanziarie dei prossimi bandi, vedasi tra tutti per esempio il prossimo bando del PNRR sulla forestazione recentemente uscito. Abbiamo anche una sezione di ricerca che quindi si occupa di diciamo creare innovazione. Abbiamo creato anche una partnership con il Dipartimento di Innovazione di Unica Crea, che è il Dipartimento della nostra Università di Cagliari, che si occupa di innovazione di accelerazione di impresa e di startup, proprio con l'intento di utilizzare tutti questi strumenti e far tramutare il nostro laboratorio in un laboratorio di innovazione. Vi ringrazio quindi tutti, vi invito ad andare alla pagina partecipa appunto Città Metropolitana Cagliari .it per la piattaforma digitale, e anche alla landing page laboratoriometropolitanocagliari.it, che è la nostra landing page dove potete anche avere a disposizione il podcast del nostro nascente laboratorio. Grazie a tutti. Grazie a te Isabella, grazie mille. E per rispettare, per non sforare neanche di un minuto, passo subitissimo la parola a Sabrina, così riusciamo a chiudere in tempo, poi magari ci tratteniamo qualche minuto se ci sono delle domande. A te Sabri. Grazie, un minuto, qualche secondo per cercare di condividere lo schermo. Spero che vediate tutto correttamente. Allora, il mio breve intervento al termine di questa carrellata su cosa si può fare con la piattaforma Partecipa,
che ha evidenziato quali sono le opportunità e le potenzialità di questa piattaforma. Quindi il mio breve intervento sarà per raccontarvi come si può riutilizzare la piattaforma. Come è già stato detto, partecipa a una distribuzione di Destiny, un software open source rilasciato con una licenza aperta, che quindi ne consente l'utilizzo. Il codice può essere eseguito, studiato, modificato, con il solo vincolo di doverlo distribuire, diffondere con le stesse modalità. Questo ovviamente è un approccio da community che mette a disposizione tutto l'investimento che viene fatto sul software. Ovviamente lo sviluppo del software non è la vocazione del Formez e nemmeno del Dipartimento della Funzione Pubblica, per cui noi abbiamo visto il riuso non soltanto nell'accezione di sviluppo del software che abbiamo fatto proprio realizzando gli interventi minimi necessari per adeguare e per mettere a disposizione delle funzionalità che man mano si rendevano necessarie, ma soprattutto il riuso è stato inteso anche, come è stato raccontato da Elisa, da Gianfranco e da Isabella, con un'attività di affiancamento e di supporto, di diffusione di strumenti e di modelli utili al riuso della piattaforma Partecipa. Nel momento in cui Partecipa è stato adottato dal Dipartimento della Funzione Pubblica, è stato contestualmente pubblicato sul catalogo del riuso, mettendo quindi a disposizione le personalizzazioni che sono state fatte per l'adozione in Italia. La prima, quella a cui è stato già accennato, la messa a disposizione e l'integrazione col sistema di autenticazione SPID, che infatti è stato riutilizzato anche da altre amministrazioni, più degli interventi di adattamento per rendere la piattaforma compliant a delle indicazioni del garante della privacy, perché sebbene Destiny nasca dichiaratamente come GDPR compliant, c'è stata data qualche indicazione in più di personalizzazione e di ulteriori adeguamenti che quindi sono stati recepiti e rilasciati pubblicando tutto il codice nel catalogo del riuso. Nel catalogo è stato pubblicato il codice modificato, ma soprattutto i moduli aggiuntivi che sono stati sviluppati nel tempo. Oltre al modulo di integrazione SPID, successivamente è stato sviluppato il modulo di autenticazione attraverso SPID e CIE, in via di rilascio il modulo per la moderazione ex ante e il modulo per la gestione più granulare della privacy. Queste sono funzionalità che appunto con l'utilizzo, col tempo, con l'esperienza d'uso sono emerse come utili per la community degli utilizzatori. Una scelta che è stata fatta proprio perché non siamo una società di sviluppo software è quella di non discostarsi dal core di Destiny, perché nel corso degli anni noi abbiamo potuto avvantaggiarsi di tutti gli interventi migliorativi che la community degli sviluppatori Destiny, che è una community internazionale attiva e molto numerosa, ha realizzato nel tempo. Quindi, come accennava prima Gianfranco, abbiamo usufruito, che ne so, delle migliorie del sistema di gestione dei questionari, ma anche tutti gli adeguamenti di sicurezza, oltre che i moduli integrativi che sono stati sviluppati nel tempo e che consentono ad esempio una personalizzazione nella configurazione delle proposte. Questo è stato possibile per il fatto che abbiamo scelto di non discostarci, di non fare, come si dice, un fork di Decidim, ma a sviluppare sempre con dei moduli integrativi, in maniera tale che potessimo sempre beneficiare degli aggiornamenti del fork. Insomma, è questa soluzione crediamo che abbia premiato, perché a fronte di un impegno gestionale nella piattaforma, però abbiamo potuto beneficiare di tutti gli sviluppi
che invece sono stati portati avanti dalla comunità. Ed è proprio questo, è proprio questa l'ottica del riuso, l'ottica dell'utilizzo di licenze aperte, è quello che richiede il CAD con la richiesta di pubblicazione del software sviluppato nel catalogo del riuso. Anche perché attraverso la diffusione del software e il suo utilizzo è più facile individuare delle funzionalità che possono essere integrate a beneficio di un gran numero di utilizzatori, e soprattutto è possibile anche maturare l'esperienza d'uso, che poi può essere messa in condivisione e che in questi casi è veramente il punto di forza dell'utilizzo di soluzioni in riuso. Cosa deve fare una pubblica amministrazione che vuole usare Partecipa? Il codice di Partecipa quindi è disponibile e pubblicato sul profilo GitHub del Dipartimento della Funzione Pubblica. È corredato della documentazione che viene costantemente aggiornata in funzione degli aggiornamenti sui moduli. Ed è integrata anche con la documentazione esterna, con la documentazione prodotta dalla comunità di Decidim. C'è un indirizzo di contatto per la segnalazione di eventuali problematiche, anche se ciò che viene pubblicato nel catalogo del riuso. Pubblicare nel catalogo del riuso non significa fornire assistenza a chi riutilizza il codice, però insomma c'è un rapporto comunque di collaborazione. Nel tempo ci è capitato spesso di entrare in contatto con altre amministrazioni che ponevano qualche domanda. E c'è stata insomma occasione di confronto. Oltre al modulo di contatto, ovviamente è possibile aprire le issues sul canale, sul profilo GitHub, e tutto è aperto, pubblico, visibile, quindi è visibile anche l'interazione che è stata fatta nel tempo e gli interventi che sono stati applicati. Oltre questi diciamo modalità di contatto che sono più relative al codice, c'è l'indirizzo email partecipa @governo.it, che è l'indirizzo di contatto della piattaforma, insomma, su cui riceviamo richieste di vario genere, che vanno dalla richiesta di utilizzo di partecipa, che può essere fatto da parte di amministrazioni centrali, o richiesta di contatto proprio per scambio di esperienza, suggerimenti sulle modalità d'uso della piattaforma. La documentazione per il riuso. Questo è, diciamo, un elemento che ci viene chiesto spessissimo. In questo momento abbiamo elaborato una guida all'uso della piattaforma, che verrà messa a disposizione a breve. È una guida all'uso della piattaforma Decidim, quindi comprende sia la descrizione di strumenti e funzionalità, ma soprattutto anche le indicazioni, i suggerimenti di come questi strumenti, che sono tanti, sono modulari, come già stato raccontato, sono molto flessibili, possono essere combinati per rispondere alle diverse esigenze. La guida verrà aperta ai contributi degli interessati, verrà esattamente con lo stesso processo che è stato raccontato da Gianfranco per quanto riguarda le linee guida pubblicate su Partecipa. Verrà messa in consultazione, diciamo, sulla piattaforma che è stata attivata di recente. Una delle aree di lavoro che costituiscono uno degli elementi del lab della partecipazione, realizzato sempre nell'ambito del progetto OpenGov all'interno del quinto piano d'azione, è uno spazio di community di cui trovate il link in queste slide, che è uno spazio di confronto e che raccoglie gli utilizzatori, tra l'altro, gli utilizzatori della piattaforma Decidim in diversi contesti italiani, che insomma sta andando comunque a diffondersi. Alla documentazione, insomma, di tipo più tecnico, si aggiunge quello che abbiamo già anticipato prima, ossia le esperienze d'uso, le esperienze, i progetti, quello che è stato realizzato con i progetti pilota. Anche all'interno di quelle esperienze vengono raccontati proprio degli strumenti, delle modalità di utilizzo che ci hanno portato ad esempio a utilizzare lo spazio assemblee di Partecipa per gestire degli ambienti di community. Quindi sono sperimentazioni che sono state fatte di utilizzo degli strumenti di Partecipa di Decidim per rispondere a specifiche esigenze. E un'altra una sezione che probabilmente viene un po'
ha poca visibilità, però è costantemente aggiornata, è la sezione aiuto di Partecipa, che descrive gli strumenti che man mano vengono utilizzati all'interno della piattaforma. Quindi nel momento in cui noi attiviamo un nuovo strumento, una nuova funzionalità, quella viene documentata anche nella sezione aiuto. Quindi è molto utile anche quella per avere una panoramica di quello che si può fare, di quali sono gli strumenti che possono essere utilizzati all'interno di Partecipa e quindi di Desilim. Al momento Partecipa alla distribuzione di Desilim, Partecipa è stata adottata in riuso dalla regione Emilia-Romagna con il sito Partecipazioni, la città metropolitana di Cagliari, come ci è stato appena raccontato, e in adozione presso la regione Abruzzo, attraverso un progetto pilota che rientra sempre nell'ambito del progetto PenGov, ma ci sono anche altre amministrazioni che lo stanno adottando, che procederanno a breve con la pubblicazione, e quindi anche di questo verrà data visibilità, c'è un continuo riscontro nel catalogo del riuso, dove vengono proprio dichiarate tutte le amministrazioni che fanno riuso dell'applicazione. È stata una slide. Un passaggio veloce sull'ambiente di community di cui vi stavo accennando, che è una, anche questa è una sperimentazione dell'utilizzo di Desilim. In questo caso abbiamo voluto sperimentare come Desilim potesse rispondere alle esigenze di implementazione di un ambiente di community. Per chi conosce Desilim sa che l'ambiente di sviluppo, la community a supporto dello sviluppo e dell'utilizzo di Desilim è realizzata con Desilim e si chiama Meta Desilim. Quindi abbiamo voluto sperimentare anche noi questa modalità, ed è attivo questo ambiente, che è uno spazio proprio di condivisione di strumenti, di esperienze e di risorse sulle tecnologie digitali a supporto alla partecipazione, ma in particolare su Desilim, che è uno degli strumenti che viene utilizzato e soprattutto su cui noi abbiamo noi con questo progetto di Dipartimento della Funzione Pubblica in questi anni hanno deciso di investire particolarmente. Quindi all'interno di questo spazio verrà messa a disposizione e in consultazione la guida all'uso di Desilim, e quindi su questo invitiamo tutti quelli che sono interessati a partecipare, a consultare, ma soprattutto anche a contribuire proprio nell'ottica di crescita anche della community italiana di Desilim, che come abbiamo visto ha delle esigenze un po' particolari, un po' diverse da quelle della community internazionale, alle quali quindi si potrebbe dare risposta lavorando assieme, anche rivolgendosi alla community internazionale, portando ad esempio delle richieste di sviluppo delle funzionalità non come singola amministrazione, ma insomma come esigenza della community italiana. Io vi chiedo scusa, ho sforato un pochino, chiedo scusa a Gianfranco che mi perdonerà. Sei perdonata, Sab, hai sforato di un minuto scarsissimo. Sì, vabbè, c'è anche la conclusione da fare, quindi. No, davvero, grazie Sabrina, grazie Isabella, grazie Elisa, grazie a tutti voi che ci avete raggiunto. L'idea era questa, in sostanza, mi auguro che ci siano riusciti, nel senso di presentarvi la piattaforma partendo dall'introduzione di Elisa, rispetto contestualizzandola rispetto alle attività portate avanti dal Dipartimento della Funzione Pubblica, dal progetto PenGov, raccontarvi un po' più nel dettaglio di che cosa si tratta e come la piattaforma di volta in volta è cambiata e sta continuando a cambiare rispetto alle sollecitazioni che ha avuto. Di raccontare quanto sia effettivamente possibile per qualunque pubblica amministrazione italiana replicare tutto quello che è già stato fatto da altre pubbliche amministrazioni con riutilizzo del software Desilim, in particolare con la distribuzione di Partecipo, e poi darvi delle indicazioni più operative, che sono quelle che un attimo fa vi ha suggerito Sabrina, rispetto alla possibilità che davvero chiunque possa scaricare il software in formato aperto, con i vincoli e con gli evissi, gli impegni che chiede con l'utilizzo del software open source, installarlo sui propri server e renderlo disponibile ai propri cittadini. Su questo, diciamo, concludo unendomi all'appello che faceva sulle pagine di Repubblica un attimo fa Flavia Marzano, credo sia un articolo pubblicato qualche giorno fa, in cui diceva, anche a proposito della prossima imminente elezioni comunali, sindaci, sappiate che esiste anche questa possibilità per governare bene le città, per dare più democrazia diretta, più democrazia far emergere i problemi e restituire un'idea di democrazia più solida, più operativa rispetto alle attività che svolge ogni singolo comune italiano.
Detto questo, grazie mille, grazie a tutti. Ci vediamo in uno qualunque dei prossimi appuntamenti della settimana di amministrazione aperta, ce ne sono tanti e vi abbiamo dato tutti i riferimenti su dove approfondire, iscrivervi e seguire questa attività. Molto probabilmente la cosa più facile è seguire il nostro account Twitter, che è open.govit, lo trovate su Twitter. Ancora grazie a tutti, ci vediamo prestissimo. Grazie mille.